Sapete qual è l'esperienza che ho fatto in tutta la mia vita che assolutamente non cambierai e della quale sono più felice? Quella che se mi dicessero puoi riscrivere tutto il corso della tua vita assolutamente non modificherei, anzi forse la potenzierai. Se state guardando questo video immagino abbiate già capito che si tratta di andare a studiare all'estero. Quando ero iscritto all'università e studiavo cinese ho capito che era importante recarmi in loco, ovvero in Cina, per imparare bene questa difficile lingua. Ho deciso quindi al terzo anno di università di fare un semestre di studio in Cina. Una precisazione importante: 20 anni fa il programma Erasmus esisteva, c'erano convenzioni di scambio con università europee, ma non ce n'erano con la Cina. Quindi chi decideva di andare a studiare in Cina doveva farlo completamente in autonomia, doveva trovare l'università dove andare, doveva fare tutte le pratiche e una volta là soprattutto non aveva alcun riconoscimento di quello che studiava. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la cosa più importante per gli studenti, cioè la possibilità di fare esami in loco, non esisteva. Andare a studiare in Cina significava un investimento nudo e crudo di soldi, perché non c'erano sovvenzioni per farlo, e di tempo, in quanto gli esami fatti in Cina o qualsiasi corso fatto in Cina non sarebbe stato poi riconosciuto in Italia nel nostro curriculum. Fortunatamente il costo di andare a studiare in Cina all'inizio degli anni 2000 era ancora abbordabile, soprattutto rispetto ad altri paesi. Ricordo ad esempio gli altri amici e compagni che studiavano giapponese che avevano il problema che andare in Giappone era molto costoso, motivo per cui molti degli studenti che studiavano giapponese non riuscivano nemmeno ad avere la possibilità di fare un periodo di studio in Cina, mentre molti di noi che studiavamo cinese alla fine riuscivamo comunque in qualche modo ad andare a studiare un po' in Cina. Un grazie comunque davvero di cuore ai miei genitori che mi hanno permesso di fare questa esperienza supportandomi sia moralmente e sia economicamente, permettendomi quindi di andare a studiare per un periodo in Cina. Come studente di lingua cinese, andare a passare un semestre di studio in Cina, sebbene non mi avrebbe permesso di passare esami, di fatto mi avrebbe fatto perdere un semestre di tempo, dall'altro lato mi sembrava invece fosse un investimento importante per apprendere meglio la lingua e magari mi avrebbe anche dato nel medio periodo un vantaggio importante nel superare poi gli esami in Italia di lingua cinese una volta appunto tornato all'università. E poi vogliamo mettere la bellezza di accumulare esperienze da rivendersi con gli amici e da raccontare magari per far colpo su qualche ragazza di tutte le cose strane e straordinarie che sarebbero successe in Cina, un'esperienza sicuramente da non perdere e da non lasciarsi sfuggire. Ho fatto queste premesse perché fortunatamente le cose sono cambiate e da quello che so al giorno d'oggi ci sono ormai quasi tutti i corsi di laurea che offrono la possibilità di fare degli scambi e andare a studiare per un periodo all'estero, con ovviamente un programma curriculare che poi venga riconosciuto anche al rientro in Italia. E spesso ci sono anche sussidi economici come borse di studio che possono aiutare a sostenere questo periodo all'estero. Quindi davvero ritengo che non ci siano scuse per non andare a studiare all'estero e quindi assolutamente non bisogna lasciarsi sfuggire questa opportunità. Ma perché è così importante andare a studiare all'estero? Cosa c'è di così speciale in questa avventura? Credo che siano almeno 3 gli elementi che rendano così unica, importante e formativa questa esperienza per ogni giovane studente. Il primo aspetto, quello sicuramente secondo me più importante e arricchente, si dice arricchente? Sì, facciamo. E quello arricchente è il fatto di uscire dalla nostra zona di comfort. Certo, magari per molte persone anche lo stesso fare l'università in Italia, perché si va in un'altra città e ci si sposta fuori, è un'esperienza che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort. Ma capite bene che andare a studiare all'estero lo è all'ennesima potenza. Ci troviamo in un paese che magari
spesso non conosciamo, di cui probabilmente non conosciamo la lingua, o se la conosciamo magari non la conosciamo così bene, non la padroneggiamo così bene come magari potremmo conoscerla bene in un secondo momento. E anche l'inglese stesso, magari i primi anni dell'università non si è ancora fatta molta pratica e molta conoscenza della lingua, quindi ci troviamo davvero in un posto dove dobbiamo sforzarci tutti i giorni comunque di parlare una lingua che non è la nostra, di abituarci a consuetudini e abitudini che non sono le nostre e, cosa molto importante, siamo lontani da tutto quel network di relazioni, di conoscenze, a partire dalla famiglia fino agli amici, che ci supportano e ci aiutano nella nostra quotidianità, sia da un punto di vista morale sia materiale. Dobbiamo ricostruire davvero tutto questo network di relazioni e dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare, quindi non solo per studiare, per parlare la lingua, ma anche per ricreare delle relazioni che ci aiutino. La cosa ovviamente comporta un grosso impegno e possiamo appunto rimboccarci le maniche oppure stare tutto il tempo nella nostra cameretta a piangere, ma credo che questa non sia la soluzione giusta. Il secondo aspetto importante di questa esperienza è quello che, per doverci costruire questo network di relazioni e per abituarci alle abitudini del posto, dobbiamo aprire la mente. Dobbiamo quindi confrontarci con tantissimi modi di fare che non sono i nostri, con tantissime persone che hanno usanze diverse, che arrivano lì magari da tutto il mondo, e questo ci apre incredibilmente la mente, ci rende più tolleranti, ci rende più comprensivi verso altre culture, altri modi di fare. Questo ovviamente ha un impatto estremamente positivo, ci fa capire che ci sono tantissimi approcci a una stessa cosa, a una stessa questione, ci sono diversi punti di vista che non sono necessariamente il nostro o quello della nostra famiglia o del nostro piccolo e ristretto gruppo di amici. Impariamo a capire che l'Italia è solo un puntino sulla carta geografica del mondo e che ci sono tantissimi popoli, tantissime culture affascinanti e tantissime bellissime lingue che possiamo magari anche pensare di studiare ed imparare. Allo stesso modo, e questo è il terzo aspetto importante, capiamo che nonostante ci siano tantissime lingue, culture, modi di fare diversi, alla fine le cose che tutti vogliamo, che tutti desideriamo, i piaceri che cerchiamo sono meno male gli stessi, e questo ci avvicina incredibilmente alle stesse persone. Ci rendiamo davvero conto che sono di più gli aspetti che ci uniscono rispetto a quelli che ci separano, che abbiamo in comune così tanto con le altre persone che davvero ci sentiamo molto molto più legati e molto più vicini anche agli altri che prima non conoscevamo. Quando ci apriamo ad esperienze nuove, quando usciamo dalla nostra zona di comfort, il risultato non può che essere arricchente. Quando mi confronto con altre persone che come me hanno avuto esperienza di vita all'estero, ma soprattutto, ripeto, di studio all'estero, condividiamo tutti il fatto che questa sia stata l'esperienza più bella e più importante fatta nella nostra vita. Quando andiamo come giovani studenti con la voglia di conoscere altre persone, ci troviamo circondati da tantissime altre persone che come noi sono lì con quella voglia di conoscere, di relazionarsi, di fare esperienze nuove. Ovviamente molto di più quando lo si fa come studenti che non quando si va all'estero per lavoro in età più matura, dove lo stress e la responsabilità del lavoro magari rendono molto più difficile farlo. Quando si è studenti invece si ha molto più tempo a disposizione, si hanno meno problemi, meno stress, e quindi davvero diventa più facile avere un'esperienza arricchente da condividere con le altre persone. Si creano dei legami veramente molto forti, anche se solo per qualche mese si è conosciuto delle persone, il legame che si crea è così forte che dura davvero per anni, direi per tutta la vita. Quando ho la fortuna e il piacere di rincontrare qualche amico che ho conosciuto appunto durante il mio periodo di soggiorno all'estero, è davvero un'esperienza bellissima e sembra che gli anni non siano mai passati, proprio perché il legame che si è creato è molto molto forte, e col tempo le difficoltà, le sofferenze che sono incontrate ovviamente passano, si tende a dimenticarle, e quello che rimane è l'esperienza positiva, il ricordo positivo e il bagaglio positivo che abbiamo portato a casa
da questa esperienza. Da ultimo vorrei aggiungere quello che forse è l'aspetto più scontato, ovvero quello di imparare una lingua straniera. Al giorno d'oggi sul mondo del lavoro è imprescindibile la conoscenza di una lingua straniera, in particolar modo naturalmente l'inglese, ma non solo, e andare all'estero a studiare è come, per fare un paragone, essere buttati nell'acqua profonda per imparare a nuotare. Le lingue si imparano con la pratica e quindi avere l'opportunità per diversi mesi, per un anno di tempo, di praticare costantemente una lingua straniera ci darà un certo livello di conoscenza, ma soprattutto di fiducia e di, appunto, di pratica, di esperienza della lingua, che ci darà un grandissimo vantaggio. Questo, unito all'esperienza formativa fatta all'estero, inserita nel curriculum di una giovane persona, darà sicuramente un grandissimo vantaggio competitivo sul mondo del lavoro. Mi auguro quindi che questo video sia stato di spunto e di ispirazione per tutti coloro che magari adesso stanno pensando, riflettendo se andare a fare un'esperienza di studio all'estero. Mi raccomando, non lasciatevela sfuggire, e se non avete invece pianificato di farla, inseritela, perché sarà un'esperienza che davvero vi cambierà la vita in meglio. Se siete stati anche voi all'estero a studiare, lasciatemi magari nei commenti dove siete stati, cosa ne pensate, com'è stata la vostra esperienza. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un bel mi piace, la cosa mi aiuterà naturalmente a far crescere questo canale, e se non l'avete ancora fatto e avete voglia di vedere altri video come questi, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Con questo è tutto, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!